Alexa, ma che fai? Non mi baci? Andrea? Andrea, ma chi è Andrea? Dai, non fare la stupida, Andrea, dov'è? Oh, hai paura, non esce mai questo. Hai paura che sei fuori e ti graffia questo bel faccino, eh? No. Questa cosa imbarazza comunque. Ma di chi? Di te? Tutta la diva, la tosta, però poi. Dai, in generale, ti imbarazzi. Vabbè, ma è naturale. Però c'ha caldo, si imbarazza perché c'ha caldo, eh. Ma lei che si bacia a caldo lei quando si imbarazza. Ah beh, scusatevi, cioè abbiamo Sergio Muniz, ragazzi, sarà anche per questo che ho caldo. Scusa, io che recito con Sofia Loren. Ah, perdona. Ma che sei pazza? Sì, sono pazza di te, dovevamo dire il sonno, basta, ragazzi, dai, per piacere. Bravo, no, cioè, bravo, bravo. Non capisco un cazzo. Se siamo solo io e lei e proviamo in disparte, il bacio me lo dà. Ma quando noi siamo qua in disparte, tutti... ho detto da disparte. È là, prima con Fabio ieri. Ci stava Fabio, ci stava Lina, ci stava Fabio Roberto. E basta. Quando siamo tutti quanti. Allora, vabbè, ma perché magari si imbarazza, si vergogna, non è che è per qualcosa. E quindi no, lui è andato, cioè lui è andato proprio. Ah, ieri l'ho baciato davanti a tutti, cioè baciato, il bacio. E vedi, vedi che fa, vedi come fa. Tremi tutto. No, vabbè, ma non è per la cosa, hai capito perché, no? Sembra rispettoso, no? Annalisa, sei impazzita. Figlio Fabio, grande fratello, ha deciso di dare a voi e ai vostri amici la possibilità di festeggiare. Per questo vi dà il compito di organizzare una festa a tema per questa sera. Il tema sarà... E chi è la pop art? La pop art. La pop art. Ragazzi, c'è una bella sorpresa. No, ragazzi! Un po' di mettergli adrenalina, mamma mia! Troverete in magazzino tutto l'occorrente per costruire da soli i vostri costumi pop anni 60. Mamma che bello, ragazzi, In onore di Nadia. No, la pop art è una moda che è uscita dopo gli anni 60 e che si sviluppò, non mi ricordo se era Inghilterra o America, io ho letto Inghilterra, quelli dicono America, comunque Inghilterra o America. Nacque in Inghilterra ma si sviluppa negli USA. Ecco, come fa a nascere Inghilterra e si sviluppa là? E tutti si vestivano così, righe e quadrettini, fa parte della pop art, pop art. Gli occhiali fanno parte della pop art e queste cose sgargianti. Questa è la pop art che ha inventato Andy Warhol. Questo non mai fatto. Ragazzi! Allora, andiamo in salotto perché è tutto preparato. Ma perché sei così? Si mangia? C'è una sorpresa. Ragazzi, 5, diamo inizio alle feste. 3, 2, 1. Ragazzi, per favore, una alla volta, non buttatevi tutti quanti insieme, va bene? Grazie della festa, questa festa analcolica è stata veramente bellissima, siamo veramente contenti. Mamma mia. Perché non ripigli fiato, non te se passa. Aspetta, ti vengo con te. Amicata, lo senti che voce esce? Vuoi parlare? Parla? Sì. No! Oh, mi ispira. Aspira così. No, se succede qualcosa. No, no, non succede. Ma che te succede? Devi aspirare però. Hai capito? Hai capito? Eli, ti amo, Elisa. Mi ami, Elisa. Mi ami, Elisa. Dai, ti amo da impazzito. Ma vaffa, Elisa. Ecco, ti amo, Elisa. Vabbè. Con due e tre, vai. E allora cosa mi dici? Tutto bene? Come va? Ancora, vai! Basta, quante volte me lo fai fare? Io non lo so! Se fa un minuto! Ma io adesso! Fabio! Oh, mamma mia, no! No, è insopportabile!
Vabbè dai, che cosa dobbiamo dire? Siamo tra l'altro felicissimi di aver scoperto che abbiamo anche la stanza relax. E questo ci riempie di gioia. No, non era finito. Sì, sì, adesso lo andiamo a provare subito. Ci andiamo a rilassare immediatamente. 3, 2, 1, ci ha sbagliato, no? Secondo me si sta rendendo conto che oramai non può tornare nemmeno più indietro. Sono stati fatti degli errori, ha sbagliato a proteggere uno piuttosto. Comunque ha fatto degli errori, no? Piuttosto gravi, purtroppo indietro non si torna. E quindi si sta. Secondo me lei appunto esce lunedì, esce, e pensa anche lei che lunedì uscirò, quindi è in crisi. Guardate che feeling, eh? Non l'avete ancora capito? Di lei ho una grande stima. E poi la mia ballerina, appena c'è musica io esco fuori e sicuro c'è lei che balla e che mi segue. E quindi... quindi c'è feeling. No? Anzi, ti regalo un mazzo di fiori. Tiè. Che carino. Grazie. Prego. Senti, Zoro. Che ne pensi di Mirko? Come ragazzo, a livello proprio di come l'ho visto io? Sì. No, è un ragazzo molto intelligente, però... Ad esempio, vedi, io prima stavo chiacchierando con lui, ho detto... Cioè, secondo me tu hai anche un lato infantile, io credo che lui comunque sia molto infantile, però non è una cosa negativa. Poi, non lo so, però lo vedo una persona abbastanza... una bella persona, sinceramente. Lei è comunque un po' strana, perché è frenata, secondo me, cioè molto, molto frenata. Perché ti dico, quando magari siamo nei momenti in cui siamo solo io e lei, io lo vedo che lei ci sta bene con me. E poi una cosa che alla fine vedono anche gli altri, perché pure Mario oggi gli ha detto, Raffaele, ti piace Mirko, eh? Tipo, gli ha detto, no, fa così. Poi vedo che sta molto attenta a quelle cose che dico. Cioè, nel senso che ti posso dire... Siamo un gruppo di persone che parlano. Lei dice, ragazzi, come sto vestita così, no? Magari tutti che gli dicono un commento, io di sfuggita mentre passo dico così, vabbè, va. Cioè, tipo così. E lei, si mette a ridere. Cioè, tipo, ha sentito me che gliel'ho detto.